We're ready. Ciao bambini, ancora io, Francesco, o meglio, Fre per gli amici, non Franchi, Fre, e sono qua con Lino Ciccio. Lino Ciccio, come stai? Hai fatto colazione? Secondo me hai fatto una bella colazione, ma non sei quanto non ti vuole. Ho mangiato il latte e il caffè, ma secondo me è un bel po' di più. Una bella scatola di biscotti, vero? Ok, e qua per darci una mano ad aprire queste fantastiche palle gelatinose ripiene di non so che cosa, e le andiamo a scoprire adesso, no? Allora, ci abbiamo tutti i colori: verde, viola, blu, questo è multicolor. Eccole qua, sono 5. Scommetto che siete curiosi di vedere cosa c'è dentro, quindi iniziamo ad aprirle. Allora, vediamo un po'. Verde, verde, non è che esplode, ma diventa mio. No, arancione. Sembrano come delle palle che stanno esplodendo da un lato. Poi ci abbiamo la blu. Ti è piaciuto questo minutito? Adesso andiamo a aprire la blu. Chissà cosa verrà fuori da questa qua, chi lo sa, vediamo un po'. E gli altri buboni verdi, e poi cosa possiamo aprire di un ciccio? Scegliete il colore, viola, rosso, verde, viola, ok, ha detto viola, quindi prendiamo viola, vediamo un po' cosa abbiamo nel viola, okay. Cosa si nasconde invece nella nostra palla viola, ah, che bel colore, fucsia, bello, eh? Questo per le signorine. Poi ce ne sono rimaste due, queste sono le più belle, forse le più belle, già intravedo i colori. Allora, vediamo un po' questa qua invece è un po' multicolor. Oh, è rimasto, guardate un po' che bello. Sono tutte delle piccole sfere gelatinose dentro. Ecco. E poi è rimasta quella verde. È rimasta quella verde, dicevamo, che è molto simile a questa qui, però con altri colori. Vediamo un po'. C'è verde. Vediamo, andiamo a scoprire cosa c'è dentro. Anche lei ha queste palline gelatinose, però di un altro colore. Vedete? Ecco qua tutte le nostre sfere gelatinose. Lino Ciccio, quale preferisci tu? Quella verde che ti assomiglia un po', oppure io preferisco tra tutte forse questa qua, questa c'è. E voi bimbi quale preferite tra queste 5? Fatemelo sapere. Ok, io per oggi vorrei fare un esperimento, visto che gli esperimenti quando ero piccolo erano un po' forte e mi piacevano tanto. Quindi direi di provare ad aprirli e vediamo un po' cosa uscirà fuori. C'ho sempre il mio assistente Lino Ciccio che supervisiona tutto, quindi qua, dimmi se faccio bene, ok? Allora, quale iniziamo ad aprire? Questa verde?
questa qua, andiamo ad aprirla quindi e vediamo un po' cosa troviamo dentro. Chissà quale. Prima tagliamo la rete, attenzione bimbi con le forbici perché magari non imitatemi, io sono grande. Prima tagliamo la rete. Ci siamo quasi. E una è andata la rete. La rete l'abbiamo tolta, quindi è rimasto solo quello che contiene tutto fissato dentro lì. La melma. Allora, tagliamo un po' da che parte? Qua, no? Guardate un po'. Spremo come... L'odore? Anche l'odore non è cattivo. Ancora un pochino, proviamo. Ecco qua. Un po' osche come uno slime. Andiamo a prenderne un altro, magari questo qua, cosa dite? Guardate, ok, delle palline dentro gelatinose. Questo quando lo apriremo sarà, prendiamo le forbici, tagliamo tutta la rete, tagliamo magari di qua, se no guarda. Eccoci. Ma cosa dite? Mischiamo questo qua, giusto? Vediamo un po' cosa viene fuori. Ma rimangono come delle cavallette tutte, però non abbiamo giusto. Uno slime mix. Le sfere. Vino tizio, ti piace? Vuoi fare il bagno dentro? Sì? Vai, tuffati. Ti sei bagnato tutto. Allora, ce ne manca una però. Ce ne manca una. E adesso andiamo a vedere. La viola? C'è rimasto solo questa, eh? Le altre le teniamo per giocarci. Andiamo un po' di forza. Che riusciamo a fare. Cocktail di slime e palline gelatinose. Oh, vino ciccia, ma vuoi saltare dentro tu? Vuoi fare il bagno ancora? Vai. Uno furtone, eh? Vino ciccia, porti tutto. Noi lasciamo Dino Ciccio divertirsi nella sua vasca piena di slime e bolle gelatinose, che lo vedo bello fresco e bello squaggio, e noi invece bambini ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!
Ciao.